Cari amici, grazie intanto di questo invito, grazie in particolare al Presidente Righi e grazie a tutti voi. Grazie in particolare per aver promosso questa manifestazione che io credo debba essere una manifestazione anche fuori dalle righe, in cui si dica pane al pane e vino al vino, perché è parecchio tempo che il settore immobiliare soffre ed è parecchio tempo che il settore immobiliare, diciamolo puro, salvo con poche misure, non viene preso in considerazione nella sua essenza, nella sua sostanza, per invertire un moto di marcia che non può assolutamente proseguire più oltre. Io mi sono procurato due dati. Date dell'ADN Cross, Agenzia Entrate MEF. 2014 il gettito derivante dagli imposti di natura patrimoniale è arrivato a 42 miliardi. Poi ho un terzo giornale, Casa, gettito stabilizzato. Ultimo giornale, il salasso non c'è, ma si evade 1 euro su 10. Io credo che questo sia un modo di fare giornalismo per nascondere la realtà delle cose o addirittura per presentarle in modo diverso da come essa dovrebbe essere presentata. Perché non si può parlare di un salasso e addebitarlo poi all'evasione. L'evasione non è frutto dell'evasione classica, come si dice. L'evasione è un qualcosa che indubbiamente non è consentita, ma che molte volte è il frutto di una eccedenza da parte dello Stato, di intrusione dello Stato nei vari settori, che pone in condizione chi non si trova in regola di farlo proprio perché la sua situazione è tale che differentemente non riuscirebbe ad andare avanti. Ora, è certo che questa non può essere una situazione che si protragga nel tempo, ma non può neanche essere una situazione nella quale si continui una situazione che è inaccettabile da parte di tutti noi e che ciò nonostante continua con grande frequenza. La tassazione si è stabilizzata. Voi ve ne siete accorti? Io credo che occorra seguire un metodo che seguo io. Io ormai le statistiche voglio non più guardarle. Voglio semplicemente fare i conti e faccio i conti sulla base del mio portafoglio. Io in questi anni non mi sono accorto che i redditi siano aumentati e neanche mi sono accorto che siano diminuite le imposte. Questo è l'unico modo di saltare fuori da delle statistiche, gran parte delle quali sono puramente e semplicemente calcolate per arrivare ad un risultato o dall'altro. Perché vedete, io sono dell'avviso che l'Italia non risorgerà mai e non arriverà mai alla ripresa reale fin tanto che saremo dominati dagli organismi internazionali e saremo dominati dai maxi economisti che sono presenti anche nel governo che attualmente regge. I maxi economisti, guardate, non sono i grandi economisti.
I marxisonomisti sono coloro che credono, Oxe per primo, che credono di poter governare il mondo attraverso quella che Einaudi diceva la loro superbia satanica. La superbia satanica di credere di poter orientare il mondo e l'economia in particolare attraverso manovre di tecnica finanziaria, liquidità e non liquidità, ne sono un esempio. Ma il mercato, insegnava Einaudi, non è fatto di marxi economisti e non è fatto di movimenti fluttuanti o meno di moneta o di altri mezzi. Il mercato è fatto da milioni e milioni di sensazioni che ogni uomo ha in sé, che si convince a fare una cosa piuttosto che un'altra. Ed ecco perché gli economisti non capiscono e non curano la situazione attuale. Non la curano perché non la capiscono. Quando qualcuno dei nostri italiani anni fa aveva un appartamento di, mettiamo, 200.000 euro, sapeva che aveva alle spalle una garanzia e spendeva la liquidità riveniente dal lavoro, dallo stipendio, da possibili altre entrate, le spendeva nei comuni, perché sapeva, spendeva nei consumi perché sapeva che avrebbe potuto far fronte anche ad eventuali evenienze negative con il fondo ritornante dalla vendita, che allora si poteva fare in un mercato normale, del cespite che aveva quel valore che abbiamo detto di 200.000 euro. Oggi costui si trova ad avere un immobile, voi lo sapete meglio di me, di un immobile che, fatte così determinate proporzioni, avrà valore 600-700 mila lire, 1.000 euro. E quindi non ha più la possibilità di chiedere un qualcosa che possa avere la possibilità di dargli un aiuto. È una da 400, da 200.000 euro a 60-70.000 euro, qual è il nuovo prezzo, la situazione è evidentemente persa. Non c'è più la garanzia. E questo, guardate, è confermato da una curva dei consumi e da una curva dei prezzi delle abitazioni che noi abbiamo diffuso e che è dimenticata ma che è estremamente importante. Proprio il discorso che vi facevo prima porta ad avvalorare quello che dicevo, e cioè che quando calano i prezzi delle abitazioni, calano i prezzi, calano i consumi. Prezzi delle abitazioni e consumi hanno un andamento analogo. Se questo non c'è, evidentemente la situazione non va, e allora non ci si può rifugiare in certe aspettative che vengono indotte dai marxi economisti, che nella vita non ne hanno mai indovinata una di previsioni. Non ci si può inventare cose che non trovano riscontro e non possono trovare riscontro in sistemi che sono sistemi liberi, che si vuotano e si basano sul grande sistema di mercato e sulle sensazioni, come dicevo prima, di migliaia e di migliaia di abitanti.
Ma cos'è questo mondo nel quale si sentono cose assurde? Recentemente le notizie che abbiamo letto sono state che cosa? Che un proprietario dorme sul poggiolo antistante la propria casa perché è occupata da 27 senegalesi. Peggio, che un proprietario è stato dalla polizia allontanato perché era andato nella sua casa che ha trovato occupato e la polizia ha detto che gli occupanti abusivi hanno i loro diritti. Ma una società che non rispetta i contratti privati è una società che è di per sé condannata al peggio, che è condannata a non avere futuro, che mette in discussione i principi fondamentali dello Stato di diritto. Abbiamo dovuto lottare molto, ma quest'anno si è ottenuto, con l'intervento del ministro Lupi, si è ottenuto un grande traguardo che è la fine del blocco degli sfratti. Giornalisti improvvisati hanno descritto come proroga degli sfratti anche i 40 giorni di differimento che possono essere ottenuti volta per volta dal giudice per altri 40 giorni, ma che non è assolutamente una proroga degli sfratti. Dopo 70 anni il Parlamento italiano non ha votato una proroga continua degli sfratti. È un risultato grande, che però non può non essere inquadrato in una nuova visione che valorizzi l'immobiliare nel suo reale valore e nella sua reale importanza, soprattutto importante nella difesa della proprietà, quindi della libertà, quindi di tutto ciò che con questo è connesso. Eppure noi abbiamo sentito gridare al fatto che vi sarebbe stata una grave situazione di disagio abitativo, frasi gridate da chi in 70 anni ha sempre saputo promuovere solo questa ripetitiva ricetta di risoluzione che non ha mai risolto nulla, perché come diceva Einaudi non c'è mai nessuna normalità che non ritorni da sola. Questo ha comportato naturalmente una situazione favorevole dal punto di vista della soggezione con cui questo tema è stato sentito, ma bisogna evidentemente che prosegua, che vada avanti, soprattutto perché noi abbiamo alle porte la grande battaglia del catasto, per il quale i colloqui con il presidente e il vicepresidente della FIAIP sono continui nel comitato interassociativo. E io credo che si debba, specialmente in questa sede, fare un appello a tutti voi perché collaboriate con questo comitato interassociativo tra le maggiori organizzazioni di categoria al fine di raccogliere questi dati. Noi dobbiamo dire con chiarezza ad ogni persona e ad ogni categoria che se non avremo i dati e meglio la documentazione necessaria non potremo difenderli nelle commissioni censuarie e non potremo neppur chiedere o sarà inutile che chiedessimo la partecipazione alle commissioni censuarie se poi effettivamente non avessimo la documentazione da portare. La situazione del catasto non è facile.
Voi sapete che abbiamo a 300 anni dalla nascita dello Stato di diritto, abbiamo dovuto impegnarci non poco per ottenere un qualcosa che avrebbe dovuto essere la norma, il fatto di poter anche noi, rappresentanti dei contribuenti, ricorrere contro le decisioni delle commissioni censuarie locali alla commissione catastale centrale. Ebbene, a 300 anni dallo Stato di diritto, l'Agenzia delle Entrate aveva avuto il coraggio di proporre un decreto legislativo che prevedeva che contro le decisioni della commissione centrali locali potesse ricorrere solo l'Agenzia delle Entrate. È una cosa di una madornalità tale che ci porta davvero a chiederci in che paese siamo arrivati, quale sia la situazione che ci attende, se i presupposti sono questi. Naturalmente tutto questo assatonamento di fondi che si vogliono tirare su delle imposte ha una sua ragione, ha una sua logica, sia pure perversa. Ha la logica perversa che noi constatiamo abitualmente. Se si vuole che qualcosa si attacchi alle mani, bisogna spendere molto. Questo è il guaio più grosso di questa Italia ridotta a brandelli, ma con delle corporazioni vivacissime. Quanti lavori vengono fatti esclusivamente per farli? Ho visto recentemente un'azienda pubblica che ha speso 1.300.000 euro per bonificare un'area e ha poi venduto l'area a 470.000 euro. Fin tanto che avvengono di fatti di questo genere, che provocano veramente delle turbazioni e delle turbe, è pacifico che la navetta della nostra Italia non potrà mettersi in piedi. Noi dobbiamo distinguerci dagli altri, come sempre abbiamo fatto, ma essere inflessibili su questi particolari problemi. Non ha senso che in Italia non vi sia ancora la raccolta della nettezza urbana con i sacchetti prepagati come c'è in Svizzera, perché la raccolta in questo modo non permette di fare più spese del necessario, non permette di non calcolare con esattezza il servizio richiesto da ogni cittadino, permette invece di alzare le spese a favore degli enti gestori senza nessun controllo. Ma questa è tutta una situazione che non può più andare avanti. Non può più andare avanti perché direbbe Manzoni che i forni sono già stati assaltati, non può più andare avanti perché non si può accettare che un catasto sia fatto in questo modo, affrettatamente anche, sul presupposto di venire incontro e di risolvere i problemi di equità. Ma i problemi di equità non si risolvono alzando le aliquote che possono essere sfasate rispetto ad altre. I problemi di liquidità si risolvono in ben altro modo, e cioè accertando il vero valore e la vera rendita degli immobili, che fino ad oggi non sta avvenendo. Ed è quello che dobbiamo invece ottenere, perché solo in questo modo si riuscirà davvero a fare un catasto che
valga la pena di chiamarsi tali. Basta una cosa a segnare che tipo di catasto si vuol fare. Si dice che si voglia un catasto di vario tipo, ma si è voluto inserire, come sapete, il valore per ogni immobile sia il valore che la rendita. Questo significa che, siccome il valore, al di là delle imposte di trasferimento, non potrà essere utilizzato, questo significa che si vuole anche avere uno strumento per attuare una imposta patrimoniale di cui di continuo si parla e che così non fa altro che rovinare l'ambiente per voi, per noi, per tutti. Rovina l'ambiente perché crea continue preoccupazioni quando l'investitore ha invece bisogno di tutto il contrario. Ma bisogna che in questo comitato che abbiamo costituito e che ciascuno di voi lavori alacremente proprio anche in questo senso, e cioè nel senso di reperire la documentazione per i dati, perché se non abbiamo dati non potremo certo difendere la proprietà nelle commissioni censuarie, e la documentazione è la cosa più importante. Termino questo mio intervento con un po' di nostalgia. Alla vigilia di una alternanza che la presidenza della Confedilizia avrà e che per la quale mi sono di continuo battuto, specie negli ultimi anni, voglio proprio cogliere l'occasione di questa riunione della FIAIP per dare questo saluto, un saluto ad una organizzazione con la quale abbiamo sempre collaborato per 25 anni. Ho ritenuto che questa sia l'organizzazione più capace, più disinteressata sul piano dei valori che devono costituire la nostra direttrice, l'associazione con la quale meglio abbiamo collaborato per la sua esperienza, per la sua grande, dicevo, coerenza e onestà. Un saluto particolare rivolgo al presidente Righi, col quale abbiamo avuto momenti di particolare collaborazione in un rapporto appunto che si è trasformato in una reciproca stima e in una reciproca attenta considerazione di amicizia. La FIAIP è una grande organizzazione. Io ho creduto che anche per la Confedilizia siano venuti i tempi per fare posto ai giovani e a forze più nuove, dopo 25 anni durante i quali io ho portato l'organizzazione ai livelli attuali in accordo e in collaborazione con tutti voi. Grazie quindi al professor Righi, grazie a tutti voi, grazie al professor.